Buonasera, bentrovati gentili telespettatori di Teleprima ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con il coronavirus e la situazione pandemica in Italia affrontata dal commissario straordinario Domenico Arcuri, intervistato a Che tempo che fa da Fabio Fazio. Ha detto: se ricominciamo a far finta di nulla e a non considerare quelli che sono gli assembramenti, torneremo nuovamente a soffrire il virus più di quello che stiamo facendo. Il Covid non è affatto sconfitto, c'è bisogno della massima attenzione. Sul capitolo vaccini, Arcuri ha detto: avevamo iniziato con uno schema che prevedeva oltre 28 milioni di dosi, adesso stiamo lavorando invece solo con 11, insomma, si tratta del 60% in meno. È una situazione comunque particolarmente delicata, ma ha detto Arcuri, l'Italia sta facendo il massimo con quello che è stato consegnato dalle aziende farmaceutiche. Bollettino Covid nazionale, la Protezione Civile ha diramato come di consueto il bollettino quotidiano e nell'ultima comunicazione si certificano 11.252 contagiati, cui si aggiungono 237 morti e 20.396 guariti. I tamponi processati sono stati 213.364 per un tasso di positività in risalita rispetto alla giornata precedente, attestandosi al 5,3%, discesa lieve sia delle terapie intensive con meno 3 persone ricoverate, sia per quanto riguarda i ricoveri ordinari. Sono due le persone che hanno lasciato il posto letto in ospedale. Aggiornamento Covid anche per quanto riguarda la regione Campania. Nel bollettino di domenica 31 gennaio si evidenziano 1.401 positivi, di cui 83 sintomatici, a fronte di 17.094 test, con 2.192 test antigenici. Il tasso di positività è pari all'8,1%. I guariti sono stati 625, i deceduti 10. Con 4 vittime nelle ultime 48 ore e 6 in precedenza, ma contabilizzate soltanto nel più recente bollettino. Per quanto concerne il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva disponibili ne sono occupati 99, mentre invece per quanto riguarda l'offerta tra letti pubblici e privati di degenza ordinaria, 1.417 ne sono occupati, 3.160 sono invece i posti letto a disposizione. A dicembre l'occupazione è diminuita dello 0,4 rispetto a novembre, con un calo di 101.000 unità. Lo ha rilevato l'Istat sulla base dei dati provvisori, sottolineando che rispetto a dicembre 19 ci sono 444.000 occupati in meno, ovvero quasi il 2%. Nel mese si registra un incremento dei disoccupati e degli inattivi. La diminuzione riguarda soprattutto le donne, i lavoratori dipendenti e autonomi e caratterizza tutte le classi di età, con l'unica eccezione degli ultra cinquantenni. Il livello di occupazione è inferiore a quello di febbraio 2020 di oltre 420.000 unità. Il tasso di disoccupazione è salito al 9% e ai giovani arriva un preoccupante 29,7%. Il dato naturalmente risente di quello che è il largo utilizzo della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti, oltre naturalmente all'uscita dal mercato del lavoro di persone che non hanno la benché minima fiducia di poter trovare un'occupazione. È particolarmente importante anche il crollo dell'occupazione indipendente a causa della crisi economica conseguente alla pandemia di Covid. Ha rilevato l'Istat che i lavoratori indipendenti sono diminuiti di quasi 80.000 unità. Su dicembre 2019 soffre anche il lavoro dipendente con 393.000 occupati in meno. Questo dato è anche qui legato al blocco dei licenziamenti e all'utilizzo della cassa integrazione. Ora ci spostiamo a Napoli e trattiamo un fatto di cronaca perché la procura minorile proprio di Napoli sta indagando su un caso di revenge porn che vede vittima una ragazza di soli 15 anni
che ha denunciato l'ex fidanzato con l'accusa di aver diffuso su una chat di Telegram una delle sue foto dove è ritratta nuda. Nella triste storia sono coinvolti anche due giovani della cosiddetta Napoli Bene. Sono immagini che lei aveva scattato e inviato all'ex durante la relazione sentimentale. Telegram garantisce anche l'anonimato non solo di chi invia ma anche di chi riceve, dunque questo rende particolarmente difficile l'attività di accertamento. Questo fenomeno però sta prendendo sempre più piede tra i giovani. Un altro caso analogo è stato denunciato dallo scorso ottobre, dove le vittime anche qui si erano viste sbattere letteralmente la loro intimità su un altro social network, Instagram, alla mercé di centinaia di followers, una situazione che ebbe anche una evoluzione particolarmente delicata dal momento che gli amministratori dei gruppi, per alimentare questo circolo vizioso, si inventarono una sorta di doubtless, praticamente se si volevano visionare questi contenuti scabrosi bisognava ricambiare cercandone e pubblicandone altri dello stesso tipo. Il legale, dopo aver presentato un'apposita denuncia, chiese il sequestro preventivo di Instagram proprio per costringere il social ad avvalersi di un sistema di segnalazioni, proprio per cercare di intervenire quantomeno in questa fase di pubblicazione dei video e bloccarli quanto prima. Rientro in presenza per gli studenti delle scuole superiori in Campania e l'ANM, l'azienda napoletana della mobilità, ha fatto sapere sui propri canali istituzionali di aver aggiunto 9 linee autobus con ben 450 corse in più. Non sono però mancati caos e assembramenti all'esterno di alcune stazioni della linea 1 della metropolitana partenopea, in particolar modo nella stazione di Piscinola. Il nostro impegno è comunque massimo, dice l'ANM, per garantire il rientro a scuola in sicurezza, ma non dimenticate, studenti, di indossare sempre la mascherina. Non tutte però si sono attivate per la riapertura, infatti scuole chiuse a Giugliano, Castellammare, Qualiano e San Gennaro Vesuviano, oltre a due plessi scolastici a Bosco Reale, mentre invece ingressi posticipati e uscite anticipate invece a Torre del Greco. Sono comunque presenti alcuni scioperi, in particolar modo presso il liceo San Nazaro e Fermi Dadda. Situazione particolare a proposito di scioperi del liceo Vittorini del Napoli, che nel giorno in data odierna fissato per la riapertura dei cancelli scolastici hanno deciso di non rientrare in classe, ponendo l'attenzione su quella che è la situazione preoccupante del Covid e soprattutto il pericolo contagio all'interno degli istituti. Quello che preoccupa maggiormente gli scolari è il sistema di trasporto, appunto, e la mancanza di un piano pandemico per effettuare i tamponi. È stata comunque prevista la presenza di un gruppo di studenti all'esterno del plesso per spiegare le proprie ragioni. A Caserta, l'ASL locale ha diramato il consueto bollettino Covid sul territorio, prevedendo con riferimento al 31 di gennaio 199 positivi, 60 guariti e 8 deceduti. I tamponi processati sono stati 1901, per un tasso di incidenza in salita rispetto a quanto si è evidenziato negli ultimi giorni, arrivando a superare il 10 e stabilizzandosi sul 10,4 per l'esattezza nel computo totale, aumento di 131 positivi in tutta la terra di lavoro. Maddaloni fa registrare come città con il maggior numero di casi attivi 274 contagiati, c'è poi Caserta con 170 e Marcianise con 162. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli, dopo la vittoria in Coppa Italia, batte anche il Parma 2-0 con le reti di Elmas e Politano. La situazione in classifica per i partenopei è particolarmente positiva, considerato sempre il match da recuperare contro la Juventus, ma a far discutere sono state le dichiarazioni del tecnico partenopeo Gennaro Gattuso al termine della partita. Ha detto: mi sento a mio agio quando sono a Castelvolturno con i miei giocatori, ma non con quello che sta avvenendo negli ultimi giorni. Da qualche giorno, insomma,
ha detto l'aria che si respira non mi sta piacendo, con riferimento a quelle che sono le insistenti voci di esonero del tecnico. Ha detto il rapporto con il presidente De Laurentiis è sempre stato buono, ma negli ultimi 15-20 giorni c'è un po' di delusione per quello che è successo. Grande rispetto, sono un suo dipendente, non mi ha mai fatto mancare nulla, con riferimento in particolar modo all'acquisto di Timwe Bakayoko. Io credo soltanto, ha detto Gattuso, che la situazione sia stata gestita male, sono una persona corretta, mi hanno cercato tante squadre, ma io non mi sono mai seduto al tavolo per parlare con nessuno. Io voglio fare il mio lavoro al meglio senza essere disturbato da queste voci. Io posso anche firmare un contratto per 10 anni, ma sono legato alle emozioni e non ai contratti. Sto prendendo schiaffi a destra e a manca, ha detto l'ex tecnico del Milan. Sembra che siamo penultimi in classifica, ma non è così. Questa tarantella è cominciata da un mese a questa parte. Non mi piace questa situazione. Sulla vittoria con il Parma, ha detto la partita mi è piaciuto, giocare con il Parma non è mai semplice, ti pressano sempre e certe volte si può giocare anche non in modo eccellente da un punto di vista tecnico, ma giocare da squadra come abbiamo fatto appunto in tutti i 90 minuti. Non è facile giocare ogni 3 giorni, ma i ragazzi hanno battagliato e sanno perfettamente qual è il mio pensiero e la mia filosofia calcistica. Infine, battuta sull'abbraccio energico con Politano dopo il gol del 2-0, ha detto l'ho insultato in maniera scherzosa, non ci voleva uno scienziato per capire che stavamo adottando il modulo del 5-4-1 e doveva restare largo a destra. Il prossimo impegno adesso per i partenopei è mercoledì la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora nel pomeriggio con l'edizione flash delle ore 18. Da parte mia, grazie per averci seguito e arrivederci.